Allora, una cosa molto interessante è anche quella del brace. Nel brace, perché si va in brace? Molti mi chiedono, per esempio negli arti tradizionali mi chiedono, l'unica cosa che noi facciamo per variare un po' oltre la freccia è variare la distanza arco-corda. Ma cosa fa effettivamente questa variazione? Intanto non fa assolutamente nulla per quanto riguarda la forza di spinta, no? Fa invece, cosa va a cambiare? Va a cambiare unicamente il tempo di spinta della corda sulla freccia. Se con un brace molto corto, il tempo di spinta della corda sulla freccia, quindi la sua propulsione, sarà superiore a un brace più elevato in cui il tempo di spinta sarà minore, quindi anche il tragitto, quindi il tempo. Ma non è solo il tempo in gioco, quindi non è solo il tempo di spinta, quindi la forza per quanto tempo imprimo, perché quella alla fine non ha una grande rilevanza. Cosa ha più rilevanza? Ha più rilevanza il fatto che il percorso della freccia, al contrario di uno sgancio meccanico, il percorso della corda e quindi della spinta della freccia non è lineare come potrebbe essere con lo sgancio meccanico. E da lì appunto nasce lo scodinzolamento sul piano orizzontale. Ma è una curva. Cosa varia variando il brace? Varia il punto di tangenza di distacco dalla corda in una curva. E questo sì che è rilevante, perché andiamo, variando il brace, a far staccare al momento opportuno, dopo opportuna spinta, la freccia in una posizione tangente alla curva compiuta dalla corda diversa. Ed ecco che quella è una variazione che fa variare la messa a punto dell'arco. Ed è nell'arco tradizionale, a quanto pare, è rilevante. Ma è rilevante anche nell'arco. E lì bisognerebbe fare delle prove, bisognerebbe fare una messa a punto più fine e andare a cercare qual è il brace che raggruppa meglio. Perché alla fine dove si distacca la freccia, avrò un raggruppamento migliore e potete, quando la vostra tecnica acquisita sarà sufficientemente buona, potete andare a variare in 2-3 giri di corda, in un giro di corda per volta, farvi una tabella, tirare un po' di frecce e vedere quando la rosata si stringe, quando la rosata si allarga, scrivete tutto e vedete quando è il brace migliore per volta. Però logicamente ci va una tecnica adeguata per poter fare questo genere di prova che io non ho mai fatto. E l'arco funziona, però uno si può anche, però la tecnica è adeguata, non si può esimere. Il brace cambia durante, cioè io ho notato che cambia parecchio il brace durante tanti tiri. Questo dipende dall'elasticità o meno della corda. Entriamo anche nel merito della corda, che è una cosa che volevo dire. Allora, per conto mio, nell'arco nudo le corde vanno spesse, non vanno fine. Le corde vanno belle spesse perché devono avere già l'arco, non ha stabilizzazione, è poco stabile. Se lo rendiamo nervoso, non ci complichiamo solo la vita per un irrilevante miglioramento in termini di velocità, che ci possono solo, a mio modestissimo parere, dare fatica. Quindi corde da 18 fili. Ah, 18 fili. 18 fili. Corde sempre da 18 fili. E da 20 fili se abbiamo più di 40 fili. Quindi corde belle spesse. 18 fino a? Fino a 40. Oltre i 40, 20 fili. Quindi che accorde, si è solo complicato la vita, ha ottenuto poco in termini, ma si è complicato la vita,
meglio corda pesante che è più stabile, è più manovrabile, imprime meno errori al rilascio, scombina molto meno, meno nervosismo, ci sono pregi e pochi difetti. Cioè, se io ci corro una corda leggera non perdi neanche tanto, diciamo, di mirino, per capirci. Fate le corde a 18, spendete qualche soldo in più e pazienza e fatele da 18. Cambiano le coppie. Tra 3 litri. Da 16 a 18 cambiano le coppie. Mettete, ho fatto un servo più piccolo. I servi che ci sono da 0,16 a 0,32, comprate il servi che vada bene per il 18. E se non lo sapete, comprate le due e fate qualche prova. Okay. Comunque normalmente per i 18 kg si usano 0,24. Sì, ma se per i 18 kg usiamo... No, 18 kg vanno bene le cocche 1. Ma anche le cocche 2, non muore nessuno. Non muore nessuno, esatto. Ma io uso i 18 kg con serving da 0,22 e uso le cocche 1. Anche sulle cocche possiamo aprire anche un paragone, abbiamo detto la corda, abbiamo detto il brace. Anche le cocche, la pinzatura delle cocche è una cosa molto importante che è lasciata così andare a farsi vedere. La pinzatura delle cocche è importantissima, cioè non deve essere né poco né troppo. Quindi se noi incocchiamo la freccia e diamo un colpettino sulla corda, la corda si deve staccare. Se dando un colpettino sulla corda la freccia non si stacca, è male. Abbiamo una cosa che è male, che non costa niente fare. Farla meglio, d'altronde ricordate il tiro con l'acqua, fare i punti, goccia su goccia, il barile è fatto di tante gocce e alla fine pieno, è lo stesso il tiro con l'acqua, dobbiamo curare tutti i dettagli che alla fine funziona, però dobbiamo curare tutti. Poi dopo aver fatto tutte queste belle spennate, dobbiamo dire più cose ma non abbiamo tempo. Diciamo un po', no. Io ti insegnare la una botta, come si fa le cose, mi chiede di non fare le cose. Fa da 16. Allora, center shot. Allora, intanto, cosa dobbiamo fare adesso? Andiamo al campo e dobbiamo tirare a 5 e 50 metri e le frecce devono essere, magari non nel centro, ma devono essere sulla stessa verticale. Normalmente non ci sono grandi problemi, normalmente funziona. Insomma, normalmente a 5 e 50 metri chiudiamo un po' il pallone, alla fine le frecce, se lo spine è giusto, le frecce, vedete, il rilascio è ripetitivo, le frecce volano bene da 5-50 metri, non dovreste avere un problema. Se avete dei problemi, curate la tecnica prima di vedere. Perché la tecnica, cioè la testa sempre allo stesso punto, sia 5 che 50 metri, sono cose che viene iniziato apposta. Dove guardate la proiezione della corda, insomma, cose banali che assolutamente dovete averle già perfettamente visualizzate. Cosa può succedere? Cosa può succedere? Allora, intanto può succedere che ci sia qualche aggiustamento del punto di poco da fare, perché dal volo della freccia, se che anche lì la tecnica è indispensabile, averla adeguata, dal volo della freccia non devo può accorgere se le frecce cavalcano, non cavalcano, se c'è qualche piccolo aggiustamento. Ma soprattutto il test finale io lo devo fare tirando tutte le distanze. Perché tirando tutte le distanze? Lo devo fare tirando tutte le distanze perché è possibile che nelle distanze intermedie io sono a destra o a sinistra. Esatto, e questo è il problema del center shot.
Vi ricordate il test della camminata dell'Olimpico? Perché molti, ci sono tantissimi tecnici tra di voi e sapete bene che nella camminata del test dell'Olimpico, se si tira di 5 metri 5 metri, le frecce sono tutte in verticale, vuol dire che devo mettere il vostro bottone, se sono così sono tutte, tutto ok, ma se le frecce sono in questo modo, è sempre sciocco, ok? E sono le distanze intermedie. Quindi può capitare che alle distanze intermedie io sono a destra e a sinistra. Senta shot. Agendo sul senta shot, un po' di prove, l'aiuto del vostro tecnico, mettete a posto anche questo. E alla fine sono tutte dritte. E diciamo che la nostra carrellata alla fine così finisce, nel senso, perché poi tocca poi a voi fare le crocesi, tocca poi a voi aumentare la vostra tecnica e mettere a punto ancora più finemente la messa a punto. Perché nell'arco nudo, ad esempio, non c'è solo una componente dovuta al rilascio, quindi una componente del paradosso della recente, ma c'è anche una componente dovuta allo string, quindi una componente verticale, una componente che va a pesare molto sulla da destra. Quindi la freccia quando parte, il rest influisce molto, il tipo di rest influisce molto sulla partenza della freccia nella colonna. Quindi è da prendere in considerazione, più finimento ovviamente, anche l'ammortizzamento, il tipo di ammortizzamento che vi darà il resto sulla freccia quando partiamo, esattamente come fa il bottone. Se il bottone mette i nodi sul piano verticale, sul piano orizzontale, in linea col bersaglio, lo scopo primario del bottone, il resto lo farà sul piano verticale, ok? Quindi anche lì la scelta del resto non è a caso, anche la scelta del resto va fatta con oculatezza e va anche studiata opportunamente. Ci sono resta che sono anche modificabili allungando per esempio la stina, no? Se noi allunghiamo la stina rendiamo più flessibile l'asta, e questo può intervenire nella messa a punto fine, ad esempio alzandovi molto, anche di molto, gli string alle distanze più corte. Alle volte uno dice oh, la distanza corta è scendere tantissimo, e questa alle volte è dovuto anche a un rest sbagliato nel quale c'è troppo contrasto e deve essere ammortizzato. Comunque ci entriamo già nelle finezze in quale la tecnica poi la prima fa la padrona e deve essere condizionata ad avere una tecnica adeguata. Non so se la dici dopo, ma i pesi. I pesi. Allora, i pesi sono importanti, perché lo sono per esempio molto nell'Olimpico, no? Avere questo spostamento del paricentro avanti fa sì che il problema del dealer sia minimizzato al massimo. Nell'arco lungo no, perché nell'arco lungo il paricentro ce l'abbiamo, possiamo mettere tutti i pesi che vogliamo, il paricentro ce l'abbiamo molto vicino. Sì, serve avere un peso adeguato solamente perché ci dà più sicurezza e una massa superiore è necessaria per avere più sicurezza nel tiro, ma non è basilare. Non è basilare, no. Non è basilare. Allora, un arco ben costruito non torna indietro.
ci sono anche più costosi, in cui i pesi sono strutturati in modo adeguato che per l'arco nudo vanno bene. Comunque ricordate che lì entriamo ancora nella tecnica, perché un arco funziona bene per quanto funzionava bene noi. Non c'è un arco magico, c'è l'arco buono con buoni punti. Io ho visto fare i punti con tutti gli arti. Io ho visto fare i punti con archi senza pesi. Sergio Massimo Cassiani, uno dei più grandi arcieri archibutti del mondo, di tutti i tempi, un arciere straordinario, ha sempre tirato un arco senza peso, senza nessun peso, zero peso, tutta tecnica, tutta straordinaria tecnica, tutta testa. Dal di fuori, chi non conosce Sergio Massimo Cassiani pensa che sia tutto venuto così, non si sa come. Non sa neanche lui come fa a tirare così, no? Assolutamente no. Assolutamente no. Tutto cercato, tutto pensato, tutto con pignoleria, metodo e perseveranza. Funziona solo così. Funziona solo così. E ha sempre fatto, ho molti più punti di me, molto più bravo di me, forse più bravo di tutti. E ha sempre cercato tutto, ma pensato, ma fortemente pensato. Abbiamo tante volte, ci siamo ritrovati nei raduni nazionali a discutere sulla mira, su questo genere di cose, ma ci siamo trovati perfettamente d'accordo. Ci siamo trovati perfettamente d'accordo su tutto quello che ho detto sulla mira, su tutto. E ha tirato sempre, senza bene, senza nulla, tutta tecnica, tutta testa. E lì che deve far andare. Meglio se abbiamo una cura. Facciamo meno casino. Però effettivamente vale. Investire sulla tecnica è quello che fa, è quello che vogliamo fare, no? E poi se vogliamo una cosa fortemente la otteniamo. Ma quello parleremo poi del mental training la prossima volta, come ottenere quello che vogliamo. Ancora qualche domanda sulla messa a punto? Ma più o meno fate così. Da sempre. Ovviamente. No, però vede bene che non sono cose straordinarie, no? Sì, se ma fatte con questa scaletta. Non le ho mai sentite dire prima. È la prima volta in vita mia che sento raccontare su questi argomenti con questa precisione e spiegando perché. Meglio che mi fa piacere. Direi che merita. Oh, avete visto che con dei semplici passi poi alla fine si riesce a. È logico che però, ripeto ancora una volta, ci dovete mettere tanto del vostro, eh. Dovete prendere i tempi necessari per la messa a punto. Perché otterrete due risultati. Uno, che mettete per l'appunto là, ma soprattutto che conoscete voi stessi e il vostro arco, ma soprattutto voi stessi, perché capite cosa succede quando ci sono delle variazioni. E questa è forse la cosa più importante che succede durante la messa a punto, perché mettete a punto l'arco, ma mettete anche a punto voi stessi. La simbiosi è lì, non è solo la messa a punto dell'arco, è la messa a punto arco e arciere. È per quello che ci dovete mettere tanto del vostro. Non potete delegare questo. È indelegabile. È assolutamente indelegabile. Quindi per concludere, visto che non ci sono domande interessanti, poi ve lo rivedete un po' tutto, magari vi fate delle domande dopo.
La messa a punto è sì importante, ma voi lo seguite. E quindi l'investimento è da fare su un certo. Però sapere che si può ottimizzare è indispensabile. Quindi la ricerca dell'ottimizzazione al crociere deve essere continua. Non si è mai arrivato. Sempre uno stato, una ricerca continua. Grazie.